Ai microfoni della Twin Sebastiani, coach di Salvatore del Basket Tortona. Allora coach, analizziamo la gara, una gara combattuta, spigolosa, una bella partita, primo parziale, Malloni più in palla, poi comunque siete tornati in partita, avete per lunghi tratti anche giocato meglio, purtroppo nel finale credo che le assenze abbiano fatto la differenza. Beh sì, chiaramente mi aspettavo, o meglio non mi aspettavo di venire qui e stare più 15 alla fine del secondo quarto, perché comunque abbiamo avuto un precampionato abbastanza travagliato con Svoboda, che è praticamente rientrato martedì dopo che ha saltato tutta la preparazione atletica, e stasera ha preso una bella distorsione, quindi insomma diciamo che gli eventi non ci stanno portando tanta fortuna, perché il ragazzo aveva ripreso martedì, per noi è un giocatore importante, un giocatore del quintetto, e stava anche entrando in ritmo stasera e non so come sarebbe andata a finire la partita con lui in campo. In più anche Mlinar, che è un altro giocatore del quintetto, che comunque sia 10 giorni fa ha avuto un infortunio abbastanza importante, uno stiramento, sta in ripresa. Quindi detto questo, mi aspettavo di venire qui e soffrire. Siamo stati bravi a rientrare in partita al terzo quarto facendo un buon parziale. La partita poi alla fine si poteva vincere e si poteva perdere. Gli episodi hanno dato il risultato di 71-65. Ce la siamo giocata, per noi sarà molto dura perché abbiamo un calendario allucinante. Domenica abbiamo San Severo e in queste situazioni riesce ad allenarti male, quindi io sono dell'idea che la squadra gioca come si allena durante la settimana, quindi buon per Porto Sant'Elpidio, che ha vinto una partita, insomma, 2 punti importanti. Ho visto una squadra con tanta energia e bene, sono contento per loro. Noi dobbiamo ancora lavorare tanto per raggiungere un livello ottimale per fare un campionato dignitoso, insomma, questo. Dicevamo delle assenze, sicuramente Svoboda e Mlinar sono due giocatori fondamentali per voi. Una volta recuperati, questa comunque è una squadra che può tranquillamente entrare tra le prime 8. Gli obiettivi della sua società quali sono? Gli obiettivi sono questi: entrare almeno nelle prime 8 nella griglia dei playoff, questo è chiaro. Però insomma l'inizio sicuramente non sarà facile, perché come dicevi tu poc'anzi, due pedine importanti non le abbiamo, una l'avevamo recuperata, l'abbiamo ripersa, va bene, cercheremo di fare di necessità virtù, continuiamo ad allenarci. È chiaro che in queste situazioni l'autostima può andare a farsi benedire, però devo essere anche bravo io a far capire che bisogna crederci. Stasera abbiamo giocato in 6, in 7 forse, quindi niente, tocca andare avanti senza trovare scuse, alibi. Non è facile, lo sappiamo che nello sport è facilissimo trovare gli alibi. Io dovrò essere bravo a far sì che la mia squadra non trovi alibi, quindi questa può essere la polvere magica per uscire fuori da queste situazioni. È chiaro che vedere un giocatore recuperare dopo un mese di sosta, perché Svoboda è stato fermo un mese per uno strappo, prendere una distorsione su una ricaduta, insomma, fa male, oltre che la sconfitta, insomma. Bene coach, la ringraziamo, le facciamo tanti in bocca al lupo. Grazie.